Ciao ciao, eccomi qua insieme a voi a realizzare un nuovo oggetto per decorazione del nostro albero di Natale. Come potete osservare, una slitta realizzata con le nostre perline a termofusione che adesso andiamo a realizzarla insieme. Quindi l'occorrente per questo oggettino sono i tre colori delle perline, quindi sono il rosso, bianco e nero, un telaio quadrato, una pinzetta, la carta da forno e il ferro da stiro. Quindi, prima di tutto, andrò ad assicurarmi che il mio oggetto mi sta sul mio telaio. Quindi, se non ho ancora l'oggetto, vado a contare i miei punti dalla parte più grande del mio oggetto, quindi in questo caso vado a contare dal punto più alto fino al punto più basso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 perline. Quindi andrò a contare anche qua per assicurarmi che la mia slitta ci sta sul mio telaio, quindi contiamo anche qua 12 punti. Andrò dopo a vedere la larghezza della slitta. Quindi parto dal punto che è più largo, quindi l'ultimo punto della mia slitta, fino a finire dall'altra parte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 punti. Quindi mi assicuro che la mia larghezza deve essere di 14 punti. Dopo che mi sono assicurata che il mio oggetto sta sul mio telaio, posso iniziare il mio lavoro. Adesso ho deciso di iniziare dal punto più in alto della mia slitta, quindi andrò a realizzare i punti bianchi. Quindi il primo punto e dopo ho altri tre punti scendendo in giù, tutti bianchi. 2 e 3. Quindi totali abbiamo 4 punti bianchi. Lo stesso vedo che ho anche partendo verso destra, sempre i 4 punti alti, tutti bianchi. Scendo poi in giù, come potete vedere la perlina bianca va in diagonale e un'altra perlina bianca che va in diagonale, che sono queste 3 perline. Dopodiché scendo giù con un'altra perlina bianca e un'altra perlina bianca in diagonale, dopodiché l'altra in diagonale sempre più giù e accanto a lei un'altra perlina. Adesso andrò a riempire la parte rossa per non sbagliare con le parti bianche, quindi vado a riempire tutto di rosso in questo modo. Come potete osservare, è una realizzazione molto semplice, quindi qua dovrei essere molto attenta perché la perlina rossa va in diagonale con la perlina bianca. Quindi non vado fino in fondo, fino alla perlina bianca, ma tengo un po' più sotto. Anche qua la stessa cosa, la perlina rossa che va in diagonale con l'altra rossa di sopra. Vado a riempire tutto fino alle perline bianche. Siamo arrivati qua. Come potete osservare, ho un'altra fila da fare tutta di rosso sotto. Arrivata fino qua alle perline bianche. Adesso vado a continuare con la perlina rossa. Quindi arrivati qua vicino alla perlina bianca,
ho altre 1, 2, 3 perline rosse che escono fuori. Ecco così, la perlina bianca che è questa qua e dopo le tre perline sotto che sono perline rosse. Sopra queste perline che abbiamo appena messe rosse vado a completare con 3 perline rosse. In questo modo. Dopodiché salgo con una perlina bianca, come potete osservare in diagonale, quindi la prima perlina rossa vicino alla perlina bianca, sopra la perlina rossa ho messo un'altra perlina bianca. Dopodiché completo la riga con 2 perline rosse, salgo ancora di una, quindi avrò un'altra perlina bianca in diagonale. Ecco qua, e dopo ho la perlina rossa, che è questa. Dopodiché ho un'altra perlina rossa che è accanto alla precedente, così. Salgo di 2 perline rosse, sopra le mie perline rosse di prima, ho messo altre 2 perline rosse, dopo metto una perlina bianca sopra la perlina bianca che avevamo messo prima, in diagonale procedo con la perlina bianca, dopodiché un'altra perlina bianca in diagonale sempre e accanto alla perlina che ho messo in diagonale bianca aggiungo un'altra perlina bianca, vado a completare con la perlina rossa, un'altra perlina rossa che spunta un po' fuori, che è esattamente sotto la perlina bianca, accanto all'ultima perlina rossa che ho messo, completo con la perlina bianca, quindi accanto alla perlina rossa una perlina bianca, sotto un'altra perlina bianca e verso sinistra l'ultima perlina bianca. In questo modo abbiamo finito la parte superiore della nostra slitta. Non mi resta che mettere la riga nera, quindi vado esattamente sotto la perlina rossa e completo tutto una riga di nero. Da una parte del rosso fino all'altra estremità. Ecco qua, in questo modo. Sotto, lasciando libera la prima perlina nera, vado a mettere una perlina rossa. Continuo con la perlina rossa fino a penultima perlina nera, quindi esattamente come prima, solo che la prima perlina nera è l'ultima, si lascia libera. Ecco qua, in questo modo. Vado sulla seconda perlina rossa, qua, scendo con le perline nere, quindi sono 3 perline nere. Sulla seconda perlina nera vado verso sinistra a mettere accanto un'altra perlina nera. Sotto questa perlina di sinistra metto un'altra perlina. Continuo con altre 3 perline nere. Ecco qua, vado sulla parte di destra continuando il mio pedino della slitta. Come potete vedere anche dalla parte di destra della mia slitta, ho sulla seconda perlina rossa ho il pedino che scende in giù, quindi metto le 3 perline nere
in questo modo. Accanto alla perlina seconda, che è in mezzo, metto una perlina nera verso destra, in questo modo. Procedo con altre 3 perline nere. Ecco qua. Sopra l'ultima mia perlina nera aggiungo un'altra perlina, sempre di color nero. Accanto a lei, verso destra, metto un'altra perlina e salgo di 3 perline. Quindi questa è la prima, seconda e la terza perlina. Accanto alla terza perlina, verso sinistra, metto la mia ultima perlina nera. Ecco qua che abbiamo finito la nostra slitta. Non ci resta altro che sciogliere le nostre perline. Allontano tutti gli altri oggetti creati. Metto la mia carta da forno e vado sopra con il mio ferro da stiro. Fate attenzione a non sciogliere anche il telaio. Ogni tanto date una controllata. Dovete assicurarvi che il vostro ferro non è tanto caldo, perché sennò sulle perline andrà a formarsi delle bollicine, ma neanche tanto freddo, perché non si scioglierebbero le nostre perline. Ecco qua, giro con attenzione il mio telaio, fate attenzione perché scotta, allontano il telaio, ricopro con la mia carta da forno e vado a sciogliere anche da questa parte. Ricontrollo dall'altra parte se ho sciolto bene, casomai ripasso con il ferro da stiro. Dovete sciogliere molto bene le perline, soprattutto queste in diagonale, se no tenderanno a staccarsi. Una volta che sono sciolte, quando si raffredda un pochettino, si stacca da sola dal nostro foglio di carta da forno. Ecco qua. Scotta ancora, quindi fate attenzione. Adesso che si è raffreddata un pochettino, non faccio altro che allontanarmi il mio foglio di carta da forno. Prendo un pezzetto di filo di nylon. Mi piace prendere un filo così perché prima è resistente e dopo invisibile sul nostro alberello di Natale. Prendo un pezzettino abbastanza lungo, quindi di circa 20-25 cm. Vedete voi anche la lunghezza desiderata dove scenderà il vostro oggetto. Non faccio altro che infilare questo filo di nylon sulla prima perlina qua bianca. E sull'altra perlina
dall'estremità opposta. In questo modo vado a fare il doppio nodo . Io vado a fare un nodo simile, lo stringo bene e all'estremità vado un po' con accendino. In questo modo si scioglie le punte del nylon e il nodo non si disfa. In questo modo. Dopodiché la nostra slitta è pronta per essere appesa nel nostro albero. Come potete osservare, ho qua anche altri varianti, tutti per appendere nel nostro albero natalizio. Ecco qua. Quindi che dirvi? Vi auguro un buon divertimento e buon Natale. Ciao ciao, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!